bel petit gaillol, un bel petit gaillol, elle me l'avait dit promis, un bel petit gaillol pour mettre un canari, toulala, 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 l'era, toulala, 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 toulala. Canari sera chanté, il vire pour les filles, il vire pour les filles. Quand Canari sera chanté, il vire pour les filles, pour la fondre à danser. Toulala, 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 la lèvre, toulala, 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 la la. En ville l'amour est son long, mais quand ils sont dedans, mais quand ils sont dedans, oh, oh, oh. En ville l'amour est son long, mais quand ils sont dedans, ils y sont très longtemps. Toulala, 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 la lera, toulala, 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 la la. Canari, quand toi tu dis, mon Dieu que je suis béni dans cette gagnole-ci. Toulala, 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 la lera, toulala, 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 la la. El bel petit gaillol, el bel petit gaillol, elle me l'avait tout dit promis, el bel petit gaillol pour mettre un canari. Toulala, toulala, la lèvre, toulala, 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 la la. Promettez les beaux à dire, el gaou est bien gaou, el gaou est bien gaou. El gallo è vienna, è viva la bugi. El gallo è vienna, è viva la bugi. Yeah! Ciao! Allora, benvenuti alla puntata di oggi. Questo look improbabile rappresenta un canarino, o meno ci proviamo, perché la canzone con cui ho aperto è una canzone simbolo in Vallonia di festa ed allegria, una canzone tradizionale ed è appunto ispirata a una gabbia, a un uomo che dice alla sua bella: mi hai promesso una gabbia per mettere il mio canarino. Per cui eccomi qua, oggi sono un canarino. Donc bonjour à tous les amis qui nous suivent de la Belgique et plus notamment de Wallonie et plus notamment encore de Namur. Un grand merci à tous pour être là et puis bonjour Amélie Migliori de l'Office de tourisme de Namur qui nous a aidé pour faire cette émission aujourd'hui. Et poi un grazie ancora, scusate, era un saluto in francese per gli amici che ci seguono dal Belgio e soprattutto ad Amélie Migliori dell'Ufficio del Turismo della città di Namur che ci ha aiutato a creare questo evento oggi appunto ispirato alla capitale della Vallonia, cioè a Namur. Ovviamente un grazie come sempre va anche a Silvia Lenzi dell'Ufficio del Turismo della Vallonia che mi supporta in tutta la concezione di questa meravigliosa avventura che stiamo vivendo insieme ormai da 29 giorni. E allora io parto subito con intanto gli ingredienti per la ricetta di oggi. Faremo la fricassée de pull de Namur, ovvero la fricassea di gallina di Namur. Spero che voi abbiate comprato la gallina, spero che l'abbiate già cotta perché ci vuole un'ora e mezza a cuocerla con tutti i suoi odori, perché io parto dalla gallina già cotta. E quindi gli ingredienti che ora ci serviranno, oltre alla gallina cotta,
saranno del burro, tanto burro, 200 g di funghi, 2 cucchiai di farina più ancora della farina perché poi dovremo infarinare delle polpette che dovranno cuocere, che accompagneranno questa gallina, e poi mezzo litro di brodo della gallina che avete cotto questa mattina, più ancora un po' di brodo per cuocere le polpette che cuoceranno nel brodo, 2 tuorli d'uovo, mezzo succo di limone, 250 g di pasta di salsiccia per fare le polpette. Per quanto riguarda il drink, Marco oggi si è ispirato a un drink tradizionale della Vallonia e soprattutto di Namur, perché il nome del drink è Félicien R, che sta per Félicien Rops, che è un artista di cui tra poco parleremo, un grande artista, un grande pittore del XIX secolo. E per realizzare questo drink occorre una birra Hoop, che è la birra di Namur. Se non c'è la Hoop, oggi lo farete con qualsiasi altra birra vogliate, Campari, arancia amara, pepe e ghiaccio, e questo è il drink che ci preparerà più tardi Marco. Devo prima di tutto fare i miei saluti a Fabrizio Campagna, che alle ore 16 tutti i giorni ha il suo programma talk show, e poi alla Fatina Gaia Guarino con le sue magnifiche fiabe, favole. Vi ricordo come sempre che la diretta la potete condividere, la potete seguire, la potete rivedere. Se vi perdete tutto questo, canale YouTube Romano Simonelli, e lì trovate tutte le dirette fatte fino ad oggi. Siamo a 29, se non sbaglio. Bene, allora, siccome, come vi ho detto, tutta questa puntata sarà dedicata alla Vallonia e quindi alla capitale Namur, chi più di Silvia Lenzi ci può aiutare nel fare un primo viaggio virtuale in Vallonia? Per cui io chiamo subito Silvia, che sarà sicuramente come sempre prontissima. Bene, sta arrivando, abbiate pazienza, è una puntata ricca di ospiti quella di oggi. Eccola qua, è arrivata. Ciao Silvia. Ciao Romano, come stai? Accaldato. Accaldato? L'ho visto un canarino spettacolare, sei stato, guarda, lasciatelo dire, sto morendo ancora dal ridere, ma sei stato veramente molto simpatico. Grazie Silvia. Allora, ci senti Silvia? Mi senti? Voi mi sentite? Benissimo. Allora Silvia, oggi dedichiamo questa puntata a Namur, la capitale della Vallonia. Sì. Un'introduzione con te, intanto, sia di Namur che anche i dintorni. Sì, molto volentieri. Allora, non ti parlo né di Gaiol né di Canarì, ma chi lo sa che forse questa lentezza, che è un po' lo stereotipo di questa città, chi lo sa, forse è vera, non so, ma c'è un gruppo scultoreo che è un pochino il simbolo della città in centro, che rappresenta due personaggi popolari che hanno alle loro piedi due mache. Chi lo sa, sarà vero, forse no, vero è invece che Namur è una città dove si respira un'atmosfera calma e tranquilla, che è veramente piacevole, che mette a proprio agio, e anche se non bisogna farsi ingannare da questo suo aspetto così tranquillo, in effetti nasconde uno spirito vivace che si respira nelle strade, che si respira nelle piazze, sia di giorno che di notte. È tutto da scoprire, a partire poi dalla sua posizione geografica. In effetti Namur è una città particolare perché sorge alla confluenza di due fiumi, la Mosa, di cui abbiamo già parlato, che è nel Sangue Niegi, e la Sambre. E questi due fiumi praticamente sono divisi da una collina rocciosa sulla cima della quale c'è la sentinella della città, che è la cittadella di Namur, che Napoleone, tanto vasta era, tanto grande era, la rinominò il termitaio d'Europa. E poi c'è il centro storico della città, che è veramente piacevole, delle strade piene di locali, di ristorantini, tra l'altro dei locali storici che datano anche del XVII secolo, che sono lì e che hanno così vissuto la città nel corso degli anni e dei secoli. Ci sono tanti musei da visitare, ci sono delle chiese meravigliose, delle residenze storiche,
e anche degli angolini segreti che non ti sto raccontando io, perché credo che poi ci sarà un amico che si soffermerà su alcuni dettagli della città. Bellamur è bellissima anche perché ha dei, nel raggio di pochi chilometri ci sono dei dintorni spettacolari, proprio andando verso sud, nell'immediata periferia, diciamo, pochi chilometri, 6-7 chilometri, c'è un villaggio che si chiama Uepion. E a Uepion non c'è niente di storico, c'è un prodotto storico forse, che sono le fragole. È famoso per le fragole, la Véritable Fraise de Uepion. Ed è strana, è una particolarità, è una curiosità, perché uno non si aspetterebbe di mangiare le fragole in Belgio, no? E invece qui è una tradizione, è una cultura che si fa ormai da secoli, dalla metà del 600 più o meno. E devo essere sincera, se quando si avrà la possibilità di assaggiarle, sono veramente spettacolari, gustosissime, succose, dolci come non so che cosa. Ho avuto modo di assaggiarle più volte, ti assicuro che sono una delizia. E poi, scendendo ancora un pochino più a sud, a qualche chilometro, si incontra nei giardini di Andouillé. Le Jardins d'Andouillé sono dei giardini dove lo spettacolo lo fanno i giochi d'acqua. I giochi d'acqua che non sono dati da pompe idrauliche, ma è stato il genio dell'architetto, che poi era della la famiglia che abitava questo luogo, che ha disegnato dei giardini, delle fontane, delle statue e dei giochi d'acqua sfruttando la pendenza del terreno. E sono una cosa meravigliosa, un percorso bucolico, verde. Straordinario, straordinario. Andando ancora un pochino più a sud si arriva a Dinan. Tu la conosci Dinan Romano? Io Sì. so che la ami molto, Sì. è una piccola località veramente incantevole, piace molto agli italiani. Nasce sulle rive della Mosa e dietro, alle spalle, ha una collina e anche qui c'è una fortificazione, una cittadella a cui si accede con una teleferica oppure salendo una scalinata di non so quanti, qualche centinaio di scalini, e da qui si gode un panorama meraviglioso sulla valle della Mosa, nei dintorni di Dinan. È veramente spettacolare. Dinan ha un'altra curiosità invece. È la patria e la città natale di Adolphe Sax, che è l'inventore del sassofono. E a lui è stato dedicato un piccolo museo gratuito in città. Sono due piccole stanze dove si percorre un pochino la storia del sassofono, dal primo strumento inventato da Sax, e con dei bottoni che da schiacciare si possono sentire anche i suoni di questo strumento antico rispetto al sax di oggi, ma è molto interessante. E l'omaggio della città che fa al suo cittadino famoso, celebre, è anche una serie di sassofoni che sono stati installati sui due lati del ponte principale della città, il ponte Charles de Gaulle. Sono dei sassofoni colorati, disegnati da artisti di vari paesi europei, sassofoni alti 3 metri, per cui anche questa è una curiosità divertente e interessante. C'è anche un concorso internazionale di sassofono a Dinan che si fa tutti gli anni. E poi ancora pochi chilometri ancora e si può visitare un castello. Castello di Berlo, per esempio, che ha la forma tipica del Castello delle Fiabe e che è uno degli esempi di castelli medievali in Belgio, uno dei più belli. O dall'altra parte della Mosa c'è il Castello di Freyr, dove ci sono dei giardini meravigliosi con un aranceto, con degli aranci, alberi di aranci secolari. Oppure si possono visitare le grotte di Yon, per esempio. Le grotte di Yon sono spettacolari, hanno vinto un premio l'anno scorso a Milano, che è il World Best Events Award,
un premio per uno spettacolo Suoni e Luci che propongono all'interno di una delle sale più grandi delle grotte che è chiamata la Cattedrale. Ci sono tanti birrifici nei dintorni e io invito quando sarà il momento di visitarli perché si fanno le visite guidate, seguite dalle degustazioni delle birre prodotte in questi birrifici artigianali, piccolini, e degustare una birra sul posto ha sempre un altro gusto, veramente, un altro sapore. E poi un'altra curiosità con cui forse abbiamo già fatto 30 km, te lo dico, in questo piccolo viaggio. Ecco, un'altra curiosità e divertente questa sono le patatine fritte. Le patatine fritte sembra che siano nate in questa zona. Si parla di uno scritto del 1780-81 che è stato ritrovato apparentemente in questa zona tra Namur e Dinant, e racconta che in un inverno molto freddo le acque della Mosa gelarono e gli abitanti di questi paesi lungo la Mosa erano abituati a pescare pesci nella Mosa, per cui non potendolo più fare e avendo però a disposizione le patate, cominciarono a tagliare le patate un po' grosse a forma di pesce, friggendoli come era a forma di patate, di pesce, friggendoli come era loro abitudine fare. E quindi si racconta che le patatine fritte siano nate in Belgio e siano nate proprio nella zona di Namur, tra Namur e Dinant. È una curiosità divertente perché spesso si parla di French fries, ma insomma, forse sono le Belgian fries, quelle Esatto, originali. qui dobbiamo appunto sfatare questo mito. Gli americani li chiamano French fries perché la prima volta le hanno assaggiate in Francia, quindi pensavano che fossero francesi, ma in realtà le patatine fritte che tutti amiamo tanto Esatto. sono balloni. Esatto, ma io ti dirò che in questi giorni, andando a cercare delle notizie sulle patatine fritte, perché è una curiosità del luogo, ho visto che lo scritto che è stato trovato in Belgio, a Dinant, se non sbaglio, nei dintorni di Dinant, è del 1781, mentre invece le patatine francesi sono del 1789, per cui la battaglia forse è ancora aperta, insomma. Allora Silvia, intanto grazie per questa bel racconto, perché ci hai fatto un po' viaggiare così ad occhi aperti, insomma. E che altro dire, Silvia? Non Ti sento. mi senti? C'è un problema di Adesso collegamento? sì. Ok, bene. Dicevo, grazie per averci fatto viaggiare così ad occhi aperti, insomma, attraverso questi bellissimi luoghi che noi conosciamo bene, ma che sarebbe bello poi domani andare a scoprire tutti insieme. Cos'altro puoi raccontarci di curiosità, Silvia, se c'è qualcosa ancora che non abbiamo detto? Esatto. Però Non ti sento più, Romano. non mi senti? Allo, 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 allo. Adesso Ok, sì. va, raccontaci Allora. ancora qualcosa, Silvia. Ah beh, ma hai nominato per esempio la VUP, io ti ho detto che nei dintorni tra Namur e Dinant ci sono diversi birrifici e uno di questi produce per esempio la Blanche de Namur che è conosciuta in Italia, si trova anche nella grande distribuzione ed è sempre un'ottima birra da bere e che ha vinto anche numerosi premi nel corso degli anni. Oppure mi viene da pensare a Dinant, la Maison Leffe. Dove producono, dove si può gustare la birra Leffe che tu spesso insomma hai gustato e ci hai fatto vedere anche in alcuni cocktail, per esempio, che ha preparato Marco, Proprio, e la si prossimo. produce nella Baie de Leffe che è proprio qualche chilometro dal centro città di Dinant. E i sapori che si gustano sul posto hanno sempre un altro gusto, per cui c'è un invito aperto a scoprire un mondo di prodotti che uno non si immagina,
ma che invece hanno una tradizione e una storia. A proposito, ho nominato Marco, permettimi di salutare Gaia, la fatina, che oggi non ho visto, ma che ha tenuto e terrà compagnia ai bambini leggendo le sue splendide favole. Assolutamente. Allora Silvia, adesso ci aspetta una telefonata in diretta da Namur. Non prima di dire però che con te ci troveremo in linea, in video, in diretta ancora la prossima settimana, il prossimo venerdì, quando dedicheremo ancora una volta un nostro appuntamento alla Vallonia con la città di E quindi un'altra meravigliosa città ricca di cose da scoprire, ma ne parleremo la prossima settimana. Io per il momento, Silvia, ti ringrazio tanto. Ai fornelli, ragazza, che qui dobbiamo cucinare. D'accordo, grazie a te Romano, un saluto a tutti, Un baci. abbraccio, ciao Ciao. Silvia, ciao. Eccoci qua. Allora, bene, adesso, come vi avevo anticipato, prima di cominciare a cucinare, facciamo quest'altra telefonata, e cioè andiamo. Silvia si trova qui a Milano come me, come tanti amici, e lavora all'ufficio del turismo qui in Italia. Adesso invece faremo una telefonata a Namur direttamente, dove andrò a contattare un caro amico. Come ho raccontato già nei giorni scorsi, farà un po' fatica, insomma, magari a parlare italiano, perché ha un nome e un cognome che sono un pochino difficili da pronunciare, sapete, questi nordici con questi nomi particolari, ecco. Il nome è veramente molto complicato, molto particolare, si chiama Saverio Provenzano. E lo chiamiamo immediatamente. Saverio è una guida turistica di nazionalità belga, ma di origini italiane, nato appunto a Namur. Quindi chi più di, o meglio, no, non è nato a Namur, è nato a Charleroi, ma vive, lavora, ha studiato anche a Namur, e quindi chi più di lui può darci tante belle notizie sulla città di Namur. Wow, eccolo! Lui è Saverio! Come stai? Ciao Buongiorno di Saverio! Namibia. Hai visto? Me lo sono messo così oggi, ho fatto un po' il maestro. Ma stai Non benissimo, bravissimo. Almeno mi dai un po' di sostegno con la comicità. Sì. Allora, Saverio, intanto ben trovato. Come stai? Tutto bene? Sì, perché ci siamo parlati e va a meraviglia. Sì, sto bello qui, è un piacere, Andy ha ballato un po' questa bella canzone, la Tigre è stata veramente bellissima, canta benissimo, balla benissimo, felicitazioni, Grazie, davvero. però raccontaci tu il significato di questa canzone, Saverio. Perché è così? Perché l'ho cantata? Perché? È una tradizione locale, dunque, come l'hai detto tu, è questa, parla di questo uccellino piccolino, è una promessa, dunque è folclorico, è tipico di Namur, dunque è una cosa un po' speciale di qui, dunque Ed è una parla canzone questo. che viene cantata ovunque, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi occasione. Le feste anche, dunque è bellissimo perché dà allegria e poi tutti ballano con questa canzone, dunque dà un po' d'allegria, è un po' folclorico tipicamente di Namur, della Vallonia anche, perché è conosciuti da tante persone qui in Vallonia. Allora, tu, Saverio, ovviamente stavo dicendo che sei, insomma, molto nordico, no? Giusto? Sì, come? Sei molto nordico, sei di un paese nordico, del nord Europa, col tuo nome e il Sì, tuo cognome. e certo, dunque Saverio Provenzano viene dal Belgio, tipicamente un nome del Belgio, dunque come lo sapete questo nome viene d'Italia, le mie origini sono italiane, il mio papà viene d'Italia e è venuto qui come tanti immigranti italiani a lavorare, studiare anche in Belgio, la mia mamma che è venuta qui a fare la sarta, dunque. E sono nato qui in Belgio, ma i miei genitori sono nati in Italia, tanti italiani sono venuti qui per lavorare e sviluppare i loro progetti nella vita. E dunque abbiamo questa cultura italiana, ma anche importante
di integrarsi qui con la cultura vallone, e dunque è importante e bellissimo anche questo calore latino dell'Italia, del Belgio e dei Wallon, si dice qui in Tra l'altro c'è una curiosità che mi ha fatto molto divertire quando me l'hai raccontata in merito all'integrazione sociale e culturale degli italiani in Vallonia. Raccontala tu perché mi piace tantissimo questa cosa. Allora, il fatto che quando gli italiani sono venuti a lavorare qui in Belgio hanno sviluppato la cultura italiana in Vallona, specialmente ci sono tanti migliaia di italiani che sono venuti, ma hanno portato anche la cultura, la gastronomia italiana qui in Vallonia, ma anche certe espressioni italiane che c'è stata la traduzione nel linguaggio locale, si può dire. Dunque, ci sono tre qualche parole italiane con la traduzione francese e locale che si ritrova nel linguaggio della Vallonia, che si capisce a Namur e a tante parti della Vallonia. Dunque, ci sono, per esempio, quando tu parli in Italia di non vedere l'ora, in francese dicendo "À ta vu l'heure?" Dunque, je vois pas l'heure, j'ai pas vu l'heure, le temps a passé tellement vite. Dunque, non vedere l'ora, je n'ai pas vu l'heure, e viene della traduzione tipica italiana. Ci sono anche altre piccole parole come le schiaffe, faire un giro. Quando tu fai un giro in francese dice faire un giro, dunque andare, passeggiare, vedere un po' la panorama. E dunque ci sono tante espressioni, ciao, e Le tante scarpe. carte, baccalà anche. Fa parte della traduzione, si può dire anche Questo Valonia, è bello perché vuol giro, dire che. Chiedo scusa. fare la doccia anche, fare la doccia cinese si dice per la douche, dunque viene dell'italiano, e dunque tutte queste tante espressioni tipiche degli italiani che hanno dato nascita all'espressione francese locale, si può dire. Quindi una bella integrazione della comunità italiana in Vallonia, non solo sociale, ma addirittura linguistica, insomma. Sì, culturale, la gastronomia, l'arte dell'Italia, il sport, anche tante cose che l'Italia ha dato, gli italiani qui hanno dato la voglia, anche la moda, tante cose, le macchine, dunque è una tradizione. E il calcio, dunque, perché il calcio italiano anche visto molto qui, la cultura italiana in Vallonia, come il Festival di Sanremo, è anche visto qui, dunque è importante anche la musica italiana. Parte della nostra cultura e ci piace anche qui a Valonia in Bellissimo, quindi Belgio. una grande unione. Adesso andiamo un po' alla scoperta della capitale di questa Vallonia, Namur. Allora, come dici tu, è la capitale, dunque una città importante in Vallonia, perché questa capitale c'è il Parlamento Vallone, dove si prende decisioni importanti di tutta la Vallonia, dunque è un centro, è un cuore della Vallonia, dove c'è quando si parla di Namur si pensa anche alla cittadella. Cittadella è una delle più grandi cittadelle dell'Europa. C'è un periodo importante della storia dell'epoca romana fino a oggi. Dunque ci sono grandi personaggi che sono venuti a trovare questa cittadella dell'epoca medievale, c'era il conte di Namur, ma c'è stato il re di Francia, Luigi XIV, che ha voluto questa cittadella, la possessione di questa cittadella, e ha chiesto a Vauban, che lavorava per Luigi XIV, di lavorare e fare l'arsenale. Ci sono anche tracce dell'epoca di Luigi XIV a Namur. E poi conoscete anche Napoleone, che è venuto anche a Namur, che ha voluto questa cittadella. Allora, quando parlo di questa cittadella, vi mostro, se vedete, questa Un po' più là, è immagine, la troppo vedete? vicino, un pochino più lontano. No, trop près. Ok, va bene, grazie. Si vede, si vede. Allora, dunque, l'incontro di due fiumi importanti, come ha detto Silvia, dunque la Sambre e la Meuse, dunque, che ha sviluppato il commercio di Namur. E dunque Napoleone ha detto di la cittadella di Namur che
che era la termitiera dell'Europa, dunque era importante perché c'era talmente gallerie che lui aveva la sua strategia con questa cittadella e dunque era bellissima per lui, dunque era veramente un periodo importante e poi è stato un luogo militare, ora è un luogo di panorama dove ci sono feste, dove ci sono anche musei, c'è la possibilità di avere un punto di vista, il panorama di Namur che è bellissimo e dunque c'è anche, lo sai che quando c'è stata l'esposizione universale a Milano l'anno 2015 hanno fatto un palazzo belgo a Milano all'esposizione universale 2015 e ora si trova nella zona della cittadella a Namur, dunque c'è una parte di Milano qui anche, dunque, fa parte anche del nostro patrimonio, si può dire così. E di questa cittadella si può vedere il panorama di tutti i Namur, di vedere anche il quartiere antico del XVII secolo di Namur fino a oggi. Dunque, Namur è bellissima. Io mi sono innamorato di questa città perché è veramente importante. Poi ci sono anche tradizioni perché c'è il patrimonio culturale con tanti personaggi anche, lo sai. Dunque, si dice di Namur, la prima cosa è la lumaca. Allora, questa lumaca, dunque, si dice la lumaca perché? Perché è una tradizione qui a Namur, si dice che gli abitanti di Namur ci piacciono prendere il loro tempo, sono un po' lenti, dunque prendere il loro tempo, come si dice in Italia, chi va piano va sano, va lontano, dunque è tipico di Namur. E poi c'è questa tradizione, le feste, perché a Namur ci sono tante feste, per esempio a settembre, ottobre, dunque ci sono le feste come si dice, della festa della Vallonia, Le dunque un feste incontro balloni. sì. Ci sono università, perché è una città universitaria, e ci sono anche tante persone che si incontrano per festeggiare la festa della Vallonia. E ci sono anche la terza domenica di settembre, questi personaggi, si vedete, Sì. si chiamano gli si vede giusto? Sì, giusto. Allora, sì, allora sono gli Esercizioni del mio gruppo, è due squadre, una gialla e nero. E un'altra rossa e bianca, le menon e les arbres, come si dice. Allora, l'obiettivo che cos'è? È di perché vedete ci sono bastoni, sono persone su bastoni Trampoli, perché sui trampoli. sono trampoli, sì. E dunque è una tradizione di 600 anni fa, si dice qui a Namur. Allora, camminavano così perché, come lo sai, Namur ha due fiumi importanti e c'era l'acqua che ogni tanto sboccava un po' perché non era canalizzata prima e dunque camminavo con queste cose lì e poi è diventato un gioco. L'importante, dunque, sono due squadre che si incontrano, il primo, dunque una squadra gialla e nera e bianca e rossa, il primo, l'ultimo che resta vince, dunque la squadra che tutti sono caduti e finalmente poi uno che vince per la squadra che è stato senza cadere. Dunque, questa è la tradizione tipica di Namur. E poi Namur è anche la città dell'artista, perché conoscete un grande artista che è nato a Namur, è Félicien Rops. Félicien Rops è conosciuto al XIX secolo perché è nato a Namur e ha incontrato grandi artisti come scrittori come Victor Hugo, che hanno parlato di Félicien Rops, che lui era un artista incredibile. Sai che Félicien Rops ha fatto visita a Baudelaire, all'scrittore francese, Namur, e Baudelaire ha detto per la cattedrale Saint-Aubin di Namur che è di Roma. Dunque per lui la trovava bellissima anche la chiesa di Saint-Loup, che ci piaceva molto. Se posso dire così, Baudelaire e Victor Hugo erano fan dell'arte di questo Félicien Rops, nato a Namur, e c'è un quadro molto conosciuto internazionalmente, è questo. Ah sì, certo. E dunque questa è dunque la Pallocrates, dunque Pallocrates, sorry, e dunque questa è una donna che si vede dunque con
Maialo, e dunque parla di, è un po' provocante, ma è il simbolo della liberazione della sua arte e di essere anche, il maiale significa anche il fatto di l'istinto animale, poi si vedono lì questi angeli, dunque con differenti simboli, la pittura, scritture e tante altre arti. Dunque lui è un artista molto conosciuto internazionalmente, anche qui a Namur, c'è un museo del Félicien Rops a Namur, anche dunque per la sua arte molto conosciuta e apprezzata qui. E poi ci sono anche, ogni anno a settembre, è una cosa un po' pazzesca, c'è il concorso del bugiardo, comunque tipico a Namur. Lo sai che cos'è? No. Allora, l'obiettivo è di dare una bugia, di sapere dire bugie. Dunque, la persona che, dunque, per presentarsi deve fare una bella bugia e sviluppare una storia che pare talmente vera che ci vuoi credere. E dunque, questo concorso, quello che vince e dà la storia che pare un po' più pazza, ma che ci vuoi credere, e vince. Dunque, c'è il concorso del bugiardo dell'anno, una cosa anche folclorica tipica di. Allora, Saverio, non abbiamo più molto tempo. Io starei qui le ore ad ascoltarti perché le cose sono davvero tante. Però mi piacerebbe, magari in questi pochi minuti che rimangono, fare un excursus invece sui prodotti tipici di Sì. Namur. Allora, Namur è conosciuto anche per lo sai che dunque, le mie origini sono italiane. Io quando mio nonno andava in Italia aveva le sue vigne. C'è anche un castello nella regione di Namur che è il Château de Beaulieu, c'è il vino anche. So che tanti italiani ci piacciono il vino e la possibilità di bere un bel vino vicino alla vigna. E poi c'è anche storicamente, lo sapete che in Belgio c'è la birra, e Namur ha anche le sue, come la Hoop. Tra l'altro, ecco, fermo lì, la Hoop, questa è la birra che in teoria dovremmo utilizzare oggi per il cocktail, ma che non troviamo qui in Italia. Però il cocktail che preparerà Marco dopo, come birra, come elemento base, ci vorrebbe questa birra. Però poi noi oggi utilizzeremo un'altra birra, però guardate bene il nome, perché se fate un giro in Vallonia cercatela, perché è la birra proprio prodotta, è la birra di Namur, giusto? Sì, di Namur. E poi c'è un'altra che storicamente si chiama la Blanche de Namur. Lo sai perché si chiama la Blanche de Namur? Perché Blanche era la figlia del conte Jean I di Namur e si è sposata con un re della Svezia, di Norvegia anche, è diventata regina. E questa persona importante della storia di Namur del 14 XIV secolo, hanno fatto un omaggio a questa personalità di Namur e c'è la birra Blanche de Namur anche. E tra l'altro questa birra invece si trova tanto in Italia, in tutti i supermercati, la Blanche de Namur. Per cui se volete gustarla, degustarla, ecco, la Blanche de Namur, per esempio, Saverio, non è una birra bionda, è una birra bianca. C'è una differenza, no? Sì, qui c'è scritto bière blanche, si dice bière bianca, ha ragione, perché white non è bianca, sì, dunque bella, anche leggera, dunque Esatto, la differenza buona. tra una bionda e una bianca è che la bianca è un pochino più leggera. Sì, dunque, ma con moderazione. Saverio, io ti ringrazio davvero tanto per questo tuo bellissimo racconto di oggi e credo che ci vedremo ancora qui su questo canale e nulla, intanto approfitto per augurarti una buonissima Pasqua. Ah, buona Pasqua a tutti, anche a te, a tutti, perché anche è vero che la Pasqua è importante di salutarvi per la Pasqua e essere felici, comunque è importante, sì. Quindi E di vorrei. mangiare. Come? Beh,
mangiare anche la tua specialità di Namur oggi. Assolutamente. Allora, io chiudo dicendo che Saverio di lavoro fa la guida turistica a Namur, per cui e anche adesso forse anche fuori da Namur. Chiunque volesse prendere contatto con Saverio perché ha intenzione di fare un giro e vuole una brava guida esperta che parli italiano, può contattare l'ufficio del turismo sia della città di Namur oppure l'ufficio del turismo della Vallonia qui in Italia e noi lo metteremo in contatto direttamente con Saverio. Ok? Visitnamur.eu per Europa e dunque se volete anche. Bene, Saverio, io ti ringrazio davvero tanto per questo contributo di oggi e ti mando un abbraccio, ci sentiamo presto e ancora aug tanti auguri di buona Pasqua. Ciao Saverio. Ciao, bacio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bene, allora, eccoci qua. Adesso dobbiamo cucinare perché se no mi dite sì, vabbè, ma sta ricetta quando arriva? Allora, a questo punto, guardate che meraviglia che c'ho qua, e questo è il brodo della gallina che è cotta stamattina, che fa pure rima, la gallina cotta stamattina. Accendete il fuoco sotto il vostro tegame, sotto la padella, e voilà. Procuratevi un bel pezzo di burro. La gallina è già cotta, l'ho ripetuto 20 volte, ma magari dice, ma come? La gallina è cotta perché ci vuole almeno un'ora e mezza, se non due, a seconda della gallina che trovate, per cuocere e per rilasciare tutti i suoi sentori e per fare un brodo meraviglioso. Ma anche la carne devo dire che è fantastica. Io in realtà l'ho assaggiata. Allora, un pezzo generoso di burro da mettere nel tegame. E qui fate voi, però adesso dovremo cuocere in questo burro, quando sarà sciolto, andremo a cuocere i funghi e dovranno dorare. Una volta che i funghi saranno rosolati, aggiungeremo circa 2 cucchiai di farina e poi mezzo litro di brodo, insomma, più o meno mezzo litro di brodo. Dopodiché, quando saranno appassiti, li toglieremo dal fuoco, aggiungeremo solo 2 rossi d'uovo, il succo di mezzo limone, sale e pepe e i funghi, che poi saranno in realtà la guarnizione di tutta questa ricetta, saranno pronti. Per cui il mio burro sta frizzolando, come si dice, insomma, sta borbottando. Per cui io ho buttato i funghi che adesso appassiranno. E nel frattempo, a parte con la carne di maiale, dovete, tanto ci vuole un po' perché i funghi si facciano, con i 250 grammi di carne di maiale, fate delle polpettine e prendete anche un tegame che io ho già pronto qua. Una volta fatte le polpette vanno un po' infarinate, passate nella farina e poi vanno cotte nel tegame con del brodo anche qui. Quindi è una cottura, come si dice, in contemporanea. Da una parte fate i funghi e dall'altra fate le polpettine. Questa è la mia gallina. Io non so se si vede bene, però è venuta che è uno spettacolo. Quindi a questo punto i funghi devono appassire, come vi ho detto. Voi fate le polpette. Aggiungiamo sul fondo del tegame dove farò cuocere le polpette un po' di brodo, non tantissimo. Voilà. Accendo il fuoco anche per le polpette, non alto, scusate, ok? E a questo punto quello che faccio, prendo le polpette mentre i funghi comunque stanno cuocendo, un paio di cucchiai sopra le polpette perché appunto vanno infarinate e poi andranno appunto cotte nel brodo, per cui infarinate per bene le polpette. Io ho messo un paio di cucchiai e adesso le facciamo infarinare. Come si comporrà il piatto? La gallina bollita, accanto queste polpette che guarniscono la gallina, polpette di carne di maiale, dopodiché verseremo sopra questa salsa, che si rapprenderà quando i funghi saranno asciutti e ben appassiti. E continueranno poi a cuocere e la salsa andrà a coprire sia la farina sia la gallina, scusate, che i funghi. Adesso io sfoglio
Sto per mettere anche le polpette del tegame insieme al brodo, così tanto si cuociono. E mentre tutto questo cuoce, quasi quasi direi a Marco di tirare fuori il ghiaccio e chiamiamo Marco che intanto preparerà questo cocktail tipico di Namur, ovvero il cocktail Felician Drops. Ripeto, si compone con la birra Hoop, se ce l'avete, altrimenti una birra direi non molto pesante però, un 5-6 gradi, e poi un Campari, un'arancia amara, pepe e ghiaccio. Bene, io ho infarinato le polpette che intanto trasferisco nel tegame, dove ho messo il fondo di, voilà, di brodo. La gallina è qua, ma tanto adesso non serve, per cui è già cotta. E adesso, mentre qui cuoce e appazzisce, io quasi quasi chiamerei, Marco, mentre i funghi stanno rosolando, ricordatevi che quando saranno ben rosolati dovremmo aggiungere un paio di cucchiai di farina e mezzo litro di brodo. A quel punto dovrà continuare a restringersi, per cui io intanto posso chiamare Marco. Aspettiamo un paio di minuti, però mi sa perché giusto, devo aspettare un paio di minuti. Allora niente, andiamo avanti con La mia, ragazzi, è una città bellissima. Io vi consiglio, se avete l'opportunità di andare, c'è una piccola piazza, che è la vecchia piazza del mercato, che oggi è diventata una piazza molto frequentata dai giovani con tanti bistrò. E lì c'è un caffè che si chiama, non scappa il nome adesso, vedo di ricordarmelo, un vecchio caffè del 1600 e rotti giù di lì, quindi del XVII secolo. E che fa una birra sua, credo che sia sua perché ha la sua etichetta, ed è questo caffè che esiste da sempre, appunto al XVII secolo, ed è il caffè dei mariti, si dice, perché le mogli andavano a fare la spesa al mercato e intanto i mariti si accomodavano a questo bar e aspetta tu che aspetta io, bevi tu che bevi io, quando le mogli tornavano, che avevano fatto la spesa, li trovavano sempre ubriachi. E si trova ancora lì ed è molto carino, tra l'altro, perché non è rimasto ovviamente come nel XVII secolo, ma ha però così, un'atmosfera un po' retrò ed è molto piacevole, devo dire, prendere una birra su questa meravigliosa piazza con grazie Tony, c'è Tony che dal Belgio, da Liegi, ma anche Silvia me lo sta scrivendo, guardo, sono fantastici, gli angeli custodi. Si chiama il Ratinto, è del 1610. Grazie Tony, grazie Silvia. E si trova proprio su questa piazza, quindi è bellissimo, soprattutto in primavera con la bella stagione, questa bella piazzetta anche di giorno tranquilla con questi alberi e questo posticino, questo bar, questo bistrò carino, ti siedi fuori, ti godi il movimento della piazza e sorseggi una birra fresca, una meraviglia. Io l'ho fatto, per cui posso dire che posso garantire il successo. I miei funghi stanno appassendo. E non so se quando Marco c'è lo chiamiamo, pronti via, così parte da sola la chiamata e via. E ce l'abbiamo. Sta arrivando, eccolo, la tecnologia ci porta ancora più avanti. No, che è qua? Ah no, perché mi deve ancora rispondere, scusa. Sta per rispondere, dicevo, ma vi ho fatto vedere i miei mestoli, vabbè, niente di strano, oddio, sono troppo vicino, che brutta vista. Allora, aspettiamo un attimo se mi risponde. Tanto giro i funghi, se no si attaccano. Scusate. Vale. Va bene, i miei funghi sono dorati, per cui a questo punto aggiungo i 2 cucchiai di farina, aspettando che Marco mi risponda, se mi risponde. Voilà. Ok. Io vado avanti, non mi fermo mai. I 2 cucchiai di farina e il mezzo litro di brodo. A questo punto si dovrà tutto asciugare. Quindi fate andare così. Arrivo Marco, dammi un secondo che sto girando i funghi. Ok, eccolo. Dove eri finito? Una call conference, wow. Guarda, adesso abbiamo trovato sto sistema, si vede meglio sicuramente di ieri, Marco. Ti vediamo perfettamente, devi solo alzare la voce. Ok, allora mi vedete? Yeah!
Yeah! Allora, andiamo a fare questo cocktail che, come tutti i cocktail che mi propone Romano, non so fare, ma vi insegnerò a fare, che è molto bella come E no, se cosa. esordisci col non so fare non va bene, fai l'esperto. Hai ragione. Tanto loro non lo sanno, che te frega. Che io, che anni, forse è il primo cocktail che ho fatto. Bravo Marco, così ci piace. Non abbiamo in Italia tutta la materia prima necessaria originale, ma noi ci siamo adattati, quindi abbiamo una birra che è quella originale di Namur, Di Namur, bravo. La Uppe. esatto, Upp, un super upp. bel bitter con l'aranciata, con l'arancia amara, che però è un bitter fatto proprio apposta. Noi cosa facciamo? Usiamo il bitter nostro, perché lo abbiamo, e usiamo l'aranciata amara, abbiamo trovato un giusto compromesso. Meraviglioso. Allora mettiamo il ghiaccio nel bicchiere. Prendiamo il bitter e contiamo fino a 5. Prendiamo l'aranciata amara e contiamo fino a 3, in modo che si crei giusto un mix. Apriamo la nostra birra. Per chi ovviamente non troverà la birra originale, come ha detto giustamente Romano oggi in presentazione, basta che sia una birra chiara ma forte, quindi 7 gradi e mezzo per la resa corretta. Andiamo a riempire il nostro bicchiere, fa un po' di schiuma adesso, ma arriva, come vedete, sono un po' egocentrico, ecco qua il nostro cocktail, lo giriamo. Attento che ti tagli la testa, Marco. Ricordati di sederti, ok? Lo giro col cavatappi perché mi sono dimenticato il cocktail, però giriamo e abbiamo il nostro cocktail. Vado? L'assaggio? Certo. Ah, beh, ah, beh. È davvero molto buono e disseccato. Che meraviglia. Lo consiglio proprio. Adesso che fa caldo, che dobbiamo stare in casa, ma ci sono 350 gradi, Certo. consiglio vivamente questo cocktail. Più dissetante di uno spritz. E poi lo verremo a bere da te, al Caffè Mania Milano in Largo Scalabrini, appena finisce tutto sto parabam. Il piccolo menù della festa, perché Esatto. poi finisce che me li dimentico, perché Te sono li devi quasi scrivere tutti, Marco. Ciao, grazie Marco. A domani. Ciao. Eccoci qua. Allora, i miei funghi stanno cuocendo. Io voglio farvi vedere che la meraviglia. Scusate perché me li mangerei così. Guardate che roba. Guardate. Guardate che fantastici. E di qua abbiamo le polpette. Ok? Tac, che stanno cuocendo. Allora, a questo punto, siccome i funghi si sono ben rappresi, in realtà questa salsina è quasi pronta. Quindi a un certo punto dovremo tirarlo fuori dal fuoco, aggiungere i due tuorli d'uovo, quindi i rossi dell'uovo, mezzo limone, sale e pepe. Mezzo limone, scusate, il succo di mezzo limone, sale e pepe. E le polpettine continueranno a cuocere, dovrà restringersi il brodo e dovranno cuocersi per bene. A quel punto verrà composto il piatto. Io adesso vi faccio solo vedere la parte finale di composizione della salsa, perché il piatto lo compongo ovviamente più tardi quando ceniamo. Altrimenti no, potrei fare anche una bella cosa, allora facciamola. Così vi faccio oggi, vi faccio la cosa fatta per bene, tanto sicura male non va. Qua, sicuro non va. Allora, per cui il piatto e il pollo, scusate, è una gallina, non è pollo. Ok, allora si è ristretto il tutto, adesso ancora un pelo. Si deve restringere i funghi. L'altra cosa molto bella che si può fare in Vallonia, poi lo racconteremo ancora la prossima settimana, è dormire nei castelli. Ragazzi, non avete un'idea, ce ne sono talmente tanti. Non so se l'abbiamo detto, pensate, in Vallonia ci sono oltre 900 castelli. 900 castelli, e siccome c'è ancora la monarchia in Belgio e quindi ci sono tanti conti, duchi, principi, eccetera, questi castelli sono ancora abitati. E quando si vanno a visitare questi castelli, li si visitano con dentro il conte, la contessa, la principessa, come è successo a noi a Chimay. Quando abbiamo visitato il castello di Chimay, c'era la principessa Elisabeth de Chimay, che ha circa 93 anni, ed è stata lì lei stessa in prima persona a raccontarci la storia di questo castello.
quindi un'esperienza meravigliosa. Tolgo i funghi dal fuoco e aggiungo i due rossi d'uovo. Opa, e qui all'abilità, a non perdere il rosso, mi raccomando. Quante volte sti gesti da ragazzino? Vai, rosso dentro. E opa, 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e via. Rosso e poi il succo del mezzo limone. Voilà, mescolare. Che meraviglia, ragazzi. Adesso vi faccio vedere, ma che profumo. Sale, non troppo, e pepe, ovviamente, invece qui a gusto, ma in famiglia piace il pepe, per cui, allora, tenetevi pronti perché adesso riballiamo quella canzone con cui ho aperto. Qui abbiamo quasi terminato, ragazzi, la cremina è fantastica, dov'è lo straccio? Le polpette pure sono praticamente pronte, cioè se fosse ora di cena vi direi va bene, ok, a tavola, è praticamente pronto. Allora io vi faccio vedere che cosa succede adesso in questo piatto, e cioè prenderò della gallina, che mi raccomando ben cotta, perché sennò rimane stoppacciosa. Voilà, un po' di gallina da una parte, ne metto poca adesso perché questa sarà ovviamente la nostra cena e quindi ce la vogliamo tenere, ma qualcuno tanto adesso questo qui lo farà un assaggio, qualcuno che sta lavorando da un'altra parte, ma un assaggino glielo faremo fare. E poi a questo punto, voilà, due polpettine, ma proprio due, se non una, facciamo una, due, non lo so. Prendo il cucchiaio, due polpettine, ragazzi che meraviglia, e voilà, e ovviamente la salsa di funghi sopra. Allora, magari non vi dirà nulla a livello di colori adesso perché, scusate, ma io un assaggio lo fa. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. La gallina si vede, sì, la polpetta e tutta la salsina sopra. Ragazzi, il piatto è gustosissimo. Questo mi sa che si è chiuso, è spento il computer? Non si sa, il computer è andato. E allora, niente, non abbiamo la musica, non fa niente. Io la chiudo così, vi auguro buon appetito con questa fricassé de poule de Namur. È magnifica, è spettacolare. Vi do appuntamento a domani e vi do appuntamento al prossimo venerdì con la Vallonia, e dedicheremo la puntata alla città di Tournai. Ciao a tutti, a domani, ciao!